No, poi è un'idea geniale, posso dire, dal punto di vista del marketing, chiamare il programma OnlyFan come il social delle foto, dei video. Anche se crea un po' di casini, in realtà. È quello il gioco. Sì, perché un amico mio mi ha detto, ho visto che sei su OnlyFan, ho detto no, ma è un programma comico, ci ho messo su tutti i giorni a cercarti, perché io ci vado spesso, sono sempre lì, ho detto non si preoccupi, padre Mario, continui a dire messa. Anzi, lo saluto che mi sente. Saluti a padre Mario e per voi Roberto Lippari. Grazie. Che gioia. Mi segue dai domiciliari, padre Mario. No, che poi nel marketing il nome è importantissimo, cioè la base, che poi una volta uno pensava che il marketing funzionasse solamente con le grandi aziende, ormai tutto deve avere un piano di marketing, anche i panifici, infatti non si chiamano più panifici, perché devono avere, cioè, che ne so, il poeta della spiga, che cazzo, Ugo Fosco, non lo so, poi non solo pane, entri e hanno solo pane, c'hanno, cioè, Peter Pane, ho visto pure uno che si chiama, oppure ne apro uno nuovo, lo chiamano Antico Forno, minchia, è aperto ieri. Cioè, come se nasce un bambino lo chiami nonno Mimmo. Vieni qua, nonno Mimmo che... Perché il marketing ha una caratteristica comune, ci prende in giro. È convinto sempre che noi siamo dei cretini. Io faccio parte di una generazione che c'era un mercato che oramai è in disuso, cioè c'è ancora ma non funziona come allora, sono le raccolte in edicola. Faccio vedere alcune raccolte in edicola. Per esempio, tu andavi in edicola e trovavi minerali e pietre preziose da raccogliere a 1,50 euro. Minchia, preziose, cioè... Poi c'era, che so, insetti rarissimi, trovavi in edicola raccolta di insetti rarissimi e usciva in 400.000 copie, in tutte le edicole, rarissime, ora perché le ammazzate tu, perché prima non erano rarissime. Ma una che ho fatto che per me è stato un trauma era questa qui, che era raccolta di fossili rarissimi. Perché io mi sono sempre immaginato loro, gli archeologi, che stavano lì giorni e giorni a spennellare, cercando il fossile rarissimo, trovavano uno e dice, ma questo a chi lo diamo? Al British Museum? No. Al MoMA di New York? No. Al Louvre? No. All'edicola? Cioè, non sta in piedi. Tra l'altro 1,50 euro, facciamo anche agli archeologi più che altro, che se lo meritano. Che 1,50 euro era il prezzo della prima uscita, perché la seconda uscita 10 euro. Infatti mio padre la seconda uscita non me l'ha comprata mai. Io iniziavo solo le cose, non le finivo. Io, che so, costruisci l'autofattoria, avevo solo la staccionata. Costruisci il tuo tempio, solo la colonna. Costruisci il tuo trenino, un binario. Però devo dire grazie a mio padre, perché lui mi ha abituato a vivere in Sicilia. Perché io ci sono cresciuto con le opere incompiute. Quindi già il ponte lo vedo come un amico. Lo conosco. Allora, il marketing perché ci prende in giro? Perché è senza morale. Vi faccio un esempio. La Formula 1 ha come sponsor ufficiale una birra. Cioè uno sport in cui si guida ha una birra. Cioè è come che hockey sul ghiaccio, come sponsor ufficiale c'hai termosifone, no? Diventa pallanuoto. Non lo puoi fare. Anche quando tu compri, che sono i biscotti, ci sono delle cose che sembrano un gesto moralistico, cioè ti mettono senza zucchero, senza olio di palma, dici non lo sta dicendo per la mia salute. No, ma che il fatto che non ci sia lo zucchero non vuol dire che dentro non c'è altro. Magari non c'è lo zucchero, c'è il plutonio, ma... Che infatti nella vita, se tu provi a applicare questa logica del senza, non funziona. Cioè io dico, guarda, questa è la mia ragazza, dice, ma è bruttissima, sì lo so, ma è senza minchia. Ah, ok. Non funziona. No, non c'è. Non... E il fatto che loro sono convinti, chi fa marketing, e noi siamo dei cretini, lo confermano le didascalie, quelle che mettono per sicurezza. Cioè, chiaramente sono convinti che noi siamo dei deficienti. Cioè, tu vai a comprare, che sono una fetta di carne qualunque, un pollo crudo, per esempio, e loro ti scrivono da consumarsi previa cottura. No. Ah, faccio, io volevo farmi un bel sushi di pollo e... Non me lo posso... Perché, insomma, poi, tu vai a un negozio di mobili, ci sono esposte tutte le cose, i mobili, e tu, i water, loro ci mettono queste cose qua, solo per esposizione. Ma tu che pensi? Che io vado lì in mezzo al corridoio davanti a... Salve signora! Sì, tra un po' finisco, poi la lascio. Se trova la carta igienica al reparto me lo dà. Cioè, faccio una sovereign in treno, questa parte l'ho scritta poco fa, sovereign in treno. Ho comprato delle mandorle sgusciate, c'ho qua la cosa delle mandorle sgusciate, faccio vedere, c'è scritto mandorle sgusciate. E loro scrivono le cose mandorle sgusciate, ingredienti mandorle sgusciate. Beh, cazzo un cazzo, cioè è normale che... Ma in più ti aggiungono, può contenere arachidi, anacardi, noci, nocciole, ma che cazzo è una busta a sorpresa, tu trovi... Apri, c'è la pizza, il panettone, tutto le... Cioè mandorle sgusciate.
E se c'è una cosa che non sopporto, la pubblicità dei deodoranti in televisione, che ti dicono deodorante dura 48 ore se non sudi. Ma a me pure la carta igienica dura 2 giorni se non cago, ma non è un principio. Allora, se... Scusatemi, sono nervoso. È come quelli che dicono, sai, io sono buono e caro, ma se mi arrabbio mi incazzo. È normale, cioè, sarebbe strano il contrario. Infatti in TV proprio, una cosa non sopporto, che in un programma come questo, a un certo punto due tizi prendono il caffè in un angolo e qui dice, ah, buono questo caffè, sì, lo puoi comprare in comode capsule. E sotto gli scrivono messaggio promozionale. Ma grazie che me l'hai detto. Io pensavo che era una scena di vita comune, che io vado al bar di solito e mi dicono, ah, puoi prenderlo in comode capsule. Mia madre gli fa la pasta con le sarde, dice, vedi, queste sarde sono state prese nei mari del sud, tanto gusto, poco spina, nessuno parla così. Scusate, mi sono innervosito, vedete, però veramente io non sopporto, perché se loro ci intattano come dei cretini, perché per loro esistiamo solo in quanto acquistatori di prodotti, ed è una cosa triste. E io non sopporto gli artisti come me che poi si piegano al mondo del marketing. Infatti quando mi innervosisco io prendo una pillolina di solito, si chiama Calmolaps, costa 14,99 in farmacia, ed è una cosa, anzi ve lo consiglio così, come messaggio, così, senza nessun interesse, solo per farvelo capire. Grazie. Messaggio promozionale. Sì. C'è il film in uscita. Ah, c'è il film in uscita. Quindi faccio pure il messaggio promozionale. C'è anche Andrea nel film. Ah, non dovevamo dirlo. Non dovevamo dirlo. Questo è il colpo di scena del film che lui, ah, a saperlo non lo vedevo. E quindi niente. Lo trovate su quella piattaforma. Che non possiamo dire, però è lì, è lì. Come il programma che fa lui, quello che non possiamo dire che qua. Che è su un altro canale che non si può dire.